Elisa, Chiara, Marianna, Cristina, Claudia sono solo una rappresentanza delle donne che hanno deciso di partecipare alle 10 lezioni di autodifesa urbana al femminile, tenute il venerdì pomeriggio presso la palestra delle scuole medie di Santa Maria di Castellabate. Spinte da motivazioni diverse, diverse per età e per esperienze, ma tutte unite fortemente contro le violenze di genere. Come mai ha deciso di iscriversi a questo corso di autodifesa al femminile offerto dal Comune di Castellabate? Perché mi incuriosiva un poco vedere di che cosa si trattava, perché comunque è una bella iniziativa fatta dall'amministrazione comunale per noi donne, e speriamo che ce ne siano ancora tante altre. Beh, io ho studiato 7 anni a Napoli e ho avuto delle esperienze un po' negative, quindi ho deciso subito, appena ho visto la locandina, di iscrivermi a questo corso per migliorare la concentrazione, anche quando camminiamo banalmente. Il telegiornale purtroppo tutti i giorni fa vedere casi di femminicidio e diciamo che prevenire a volte è meglio che curare. Quindi con un corso del genere uno riesce a difendersi e a evitare un possibile pericolo. Sì, proprio perché collaboro con il centro antiviolenza del piano sociale di zona S8 come assistente sociale e tutti i giorni incontriamo donne che vengono da noi, che chiedono aiuto per uscire dalla violenza di genere attraverso i colloqui psicologici, anche attraverso una consulenza legale. Abbiamo a disposizione quindi questo servizio anche nel comune di Castellabate, quindi è ancora più importante fare questo corso. È una disciplina che mi è sempre piaciuta, quindi ho voluto provare come un'esperienza, una nuova esperienza. Gli uomini di casa hanno commentato questa sua scelta? No, sono stati contenti, sì. I mariti sono altrettanto incuriositi, infatti chiedono ogni volta che torniamo: che cosa avete fatto oggi? Mi devo preoccupare? Dice mio marito: no, io dico stai tranquillo, tu sei un uomo di quelli buoni. Purtroppo però in giro ce ne sono altri che hanno cattive intenzioni, quindi forse è il caso appunto di prevenire queste cose. E quindi questa iniziativa va accolta, anzi ringraziamo chi ha avuto questa brillante idea. Poi abbiamo un istruttore veramente coinvolto, gente, quindi è una bellissima iniziativa.